Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Rune Walker di fiducia. Eccoci oggi a parlare di Gotham Knights, titolo che ho avuto modo di giocare con ampio anticipo grazie alla chiave che mi è stata gentilmente concessa dal publisher, e quindi andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta questo nuovo gioco in arrivo e soprattutto se ne vale la pena oppure no. Detto questo, non indugiamo oltre, let's go! Benissimo people, vediamo un po' che cos'è Gotham Knights. È un action adventure open world basato chiaramente sull'universo DC, anche se sarà un nuovo corso, quindi diverso e completamente disgiunto da quello che fu Arkham Knights, quindi la saga precedente prodotta da Rocksteady. In questo nuovo capitolo, se possiamo chiamarlo così, ci sarà subito un'introduzione estremamente croccantina. Infatti il paladino degli indifesi di Gotham City, ovvero il buon Batman, schiatterà malissimo all'interno della sua Batcaverna insieme a Ra's al Ghul, uno dei villain del brand, e quindi starà ai suoi successori, ovvero Batgirl, Cappuccio Rosso, Nightwing e Robin, prendere un po' la patria potestà di questa Gotham City che senza Batman e senza soprattutto Gordon sarà in balia della malavita e dei freak che come sempre appestano, ammorbano le strade di Gotham City. Potremo scegliere uno di questi quattro personaggi all'interno della nostra avventura, ma man mano proseguiremo appunto potremo intercambiarlo a nostro piacimento, cosa che tra l'altro ho anche particolarmente gradito. Nonostante non sia un super fan dell'universo DC, mi ha intrigato quanto basta per essere coinvolgente, ma non credo si possa considerare proprio un prodotto godibile stand alone. Tutta una serie di personaggi proprio del mondo di DC hanno una storia e vari retroscena che ovviamente non vengono dettagliati, no, nel gioco, quindi se è il vostro primo passo in questo mondo potreste non cogliere proprio tutte le sfaccettature. Potremo anche giocare insieme ad un altro giocatore, quindi in cooperativa, e ci sarà poi una modalità che verrà aggiunta a novembre, ma una modalità scissa da quello che è la trama, che potrà essere giocata in quattro giocatori. Un vero peccato che il gioco nella sua interezza non possa essere giocato in coop a quattro giocatori, visto che sono quattro i Cavalieri di Gotham, e quindi vabbè, però vabbè. Tutta l'avventura sarà incentrata sulla trama chiaramente principale e si snoderà in tante piccole side quest che ci porteranno un po' a spasso per tutta la città di Gotham, in modo da poter ottenere esperienza utile per il livellamento, ma anche materiali per potenziare l'equipaggiamento. In alcune parti, anche per allungare un po' il brodo, la progressione si è rivelata un po' diluita, ricorrendo un po' alle classiche fetch quest, tipo vai a un determinato punto, neutralizza tutti i nemici e torna alla base. E veniamo quindi al combattimento fondamentale per gli action adventure, specie di stampo open world come Gotham Knights. A seconda del personaggio che sceglieremo, avremo un determinato numero di mosse, tipologie di mosse, fra attacchi leggeri, attacchi pesanti, attacchi a distanza, e ognuno dei quali avrà il suo stile, come è giusto che sia. Per quanto però possa essere semplice e immediato, il combat system non mi ha soddisfatto appieno, a parte la responsabilità dei controlli che alcune volte deficita un po', specie nell'inanellare le combo, dà l'impressione di essere un po' poco brioso e scattante, come se gli mancasse il guizzo. Dovrebbe essere più veloce, più rapido, e invece a volte sembra proprio un po' impastato, forse anche a colpa dei nemici che sono veri e propri sacchi da box con troppi punti ferita e che quindi smorzano davvero le gambe al gioco, così come i nemici elite che hanno un miliardo di HP e sono delle montagne che camminano, che anziché rendere gli scontri interessanti e movimentati sono più degli ostacoli da eliminare per ultimi con calma, perché sapremo benissimo che ci vorrà un bel po' a buttarli giù. Alla fine di ogni missione, di ogni scontro, potremo recuperare appunto punti esperienza che ci permetteranno di livellare il personaggio, quindi attribuire vari punti abilità che renderanno unici i nostri personaggi, ognuno con i suoi alberi talento specifici, e recupereremo anche dei materiali fondamentali per la creazione presso il banco di lavoro di nuovi equipaggiamenti, sia difensivi che offensivi. Attenzione però, perché se i punti abilità saranno appunto condivisi per tutti e quattro i vigilanti, l'equipaggiamento che creerete sarà specifico per il personaggio con il quale lo realizzerete, quindi attenzione a dove investite i materiali. Il potenziamento banalmente è un aumento di resistenza o di danni inflitti, con la possibilità anche di sfruttare degli attacchi elementali associati, ma niente di veramente sconvolgente ed imprescindibile. Parlando invece dell'open world, abbiamo tutta Gotham
Gotham fatta su misura per noi e potremo muoverci appunto in città grazie all'uso del fidatissimo rampino che ci porterà fino alle vette più alte dei palazzi più alti. Palazzi appunto dai quali poi potremo anche cascare, ma ovviamente non moriremo mai perché interverrà una croccantissima meccanica per salvarci le chiappe dallo sfrittellamento al suolo. Inoltre avremo la possibilità anche di utilizzare una simpatica motoretta per sfrecciare per le strade di Gotham, motoretta che però non mi ha convinto per niente, perché oltre alla guidabilità non proprio fantasmagorica, specie in curva e nel traffico urbano, mi ha dato una percezione praticamente nulla della velocità, in particolare quando il nostro mezzo avrà inserito la sesta marcia e a malapena riuscirà a superare le auto lungo le strade di Gotham. Quindi o siamo super lenti noi o tutte le utilitarie di Gotham City montano un motore a reazione di qualche aereo da guerra. Sbloccheremo poi anche un velivolo super tecnologico con una serie di missioni dedicate, che però sarà solo un teleport, non potremo fisicamente usarlo, cosa che mi è un po' dispiaciuta perché era veramente figo. Raccatteremo appunto nell'open world, dopo aver sconfitto vari nemici, anche degli indizi che potremo trasformare in informazioni utili all'interno della base. Inoltre, fra una quest e l'altra, fra un'avventura e l'altra, una missione e l'altra, potremo dar vita anche a degli intermezzi investigativi nei quali carpire varie informazioni proprio inerenti alla missione che stiamo svolgendo. Questi intermezzi li ho trovati davvero un po' marginali, non approfonditi come meriterebbero, quindi un aspetto abbastanza trascurabile, bello come idea ma realizzato un po' malino. Entrando invece nel comparto tecnico, la prima cosa che voglio citare in assoluto è il doppiaggio, che è stato fatto in una maniera incredibile, a me è piaciuto particolarmente, con delle voci calde, profonde, suadenti, molto calzanti, anche appropriate per i personaggi, quindi menzione d'onore al doppiaggio, veramente ben fatto. Lo stesso però non si può dire del comparto grafico, che sì, vive in un saliscendi di momenti alti e di momenti bassi. Chiariamo subito per evitare polemiche sterili, sì. Il titolo va a 30 fps, nonostante sia un gioco action che quindi beneficerebbe ampiamente dei 60 frame, ma lo ritengo comunque essere godibile a 30 frame. Purtroppo però ci sono altri problemi. In primis l'open world, per quanto vasto, è piuttosto vuoto. Infatti Gotham City è davvero molto desolata, solo occasionalmente si trovano passanti e spesso si entra in quartieri completamente deserti, il che rovina molto l'immersività. Nelle zone invece dove c'è più traffico, su Serie X ho avuto dei cali di frame veramente notevoli in diverse volte, al punto anche a sfociare in alcuni crash veri e propri dove si chiudeva integralmente il gioco e doveva ripartire. E non era una cosa solo della mia copia, perché anche il compagno di avventure che mi ha seguito all'interno di questa recensione, che ho giocato anche parzialmente in cooperativo, ha avuto gli stessi problemi, non negli stessi frangenti, ma ha crashato diverse volte anche a lui. Si vede lontano un chilometro che l'ottimizzazione non è stata fatta a dovere, e soprattutto il fatto che sia un titolo nato originariamente come cross generazionale mi fa venire i brividi. Se su Serie X ci sono queste defiance tecniche, non oso immaginare cosa sarebbe potuto essere su un Xbox One del 2013, non oso pensarci. Si contrappongono a queste feature sottotono delle cutscene veramente maiuscole e dei passaggi realizzati con enorme cura, specie per quanto concerne gli interni, i riflessi su alcuni materiali più lucidi come i marmi e sui metalli, i dettagli della pioggia che costantemente si abbatte sui protagonisti e che valorizzeremo appunto nelle cutscene, l'estremo livello di dettaglio per quanto concerne i materiali che indossano i nostri protagonisti, tessuti, cuoio, inserti in plastica, metalli appunto, arrivando a dei momenti in cui l'illuminazione raggiunge delle vette a mio avviso davvero altissime. Se si fosse messo questo livello di cura non solo all'illuminazione ma anche all'ottimizzazione, ci troveremmo davvero davanti a un ottimo superlativo titolo. Capiamoci, Gotham Knights non è affatto un cattivo prodotto, anzi, lo ritengo però un prodotto poco coraggioso da un punto di vista squisitamente ludico, e anzi, alcune delle feature più importanti, come il combattimento, come l'open world in sé nella sua struttura, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'ottimizzazione, è stato manchevole. Io che non sono un esperto dell'universo DC in generale, sono andato a recuperarmi Arkham Knight sul Game Pass, perché è ancora disponibile,
e sono andato a recuperarmi proprio i primissimi, le prime ore di gioco per farmi una comparativa. Lo giocai all'epoca ma non lo approfondii mai, infatti lo lasciai lì. Effettivamente Arkham Knight sembra avere una marcia in più nonostante il peso degli anni, proprio per quanto riguarda il suo essere divertente, immediato, frizzante, mentre questo Gotham Knight è più incapsulato in una realtà cinematografica con tanta cura per i dettagli più estetici, lasciamo stare la polemica del 30 fps che è scoppiata recentemente, ma ha tralasciato forse altro che sarebbe stato meglio analizzare con più attenzione. Benissimo people, grazie per essere arrivati alla fine di questa mia overview, di questa panoramica recensione, chiamatela un po' come vi pare. Come sapete io non metto assolutamente i voti e me ne guardo bene dall'esprimermi in tal senso, però ovviamente questi sono i miei pensieri. Aspetto i vostri pensieri qui sotto nel box dei commenti, ditemi che cosa ne pensate e non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento gamers, alla prossima!